L'arroganza con cui una certa parte della politica ha gestito questo territorio in questi anni, perché ditemi voi chi di voi sapeva fino all'ultimo che si andava verso l'unione dei comuni. Si è fatto anche quello tutto in sordina e nel momento in cui è stato realizzato si è cominciato a parlare di unione dei comuni quando le cose erano già state fatte. Non è questo il modo di condividere certe scelte con il territorio. La gente deve sapere quello che deve fare. E ho fatto l'esempio dell'unione dei comuni perché giustamente Radames dice ci sono cose che partono dalla regione. La regione funziona allo stesso modo. Funziona allo stesso modo. C'è questa arroganza di gestire il potere che a me personalmente non piace. È ora di cambiare. Forse in tanti non l'hanno ancora capito. Non l'hanno ancora capito. La gente deve partecipare a queste scelte. Deve partecipare, poi c'è uno che decide, questo senza ombra di dubbio, ma deve ascoltare la gente, non deve tutelare determinati interessi, perché lo sappiamo anche su questa benedetta struttura di Conselice che interessi stiamo tutelando, lo sappiamo chi c'è dietro questo stabilimento, c'era, punto. Voi sapete che c'è una questione delicata che coinvolge il comune di Conselice, che è lo stabilimento, il Matrix, dove praticamente, lo saprete perché adesso comincia anche Massa Lombarda, se ne sta parlando, dove praticamente vengono trasformate le ceneri di risulta degli inceneritori, adesso usavo il termine più scientifico, che non mi ricordo più, termovalorizzatori, che non ci sono. E quindi in sostanza... è scoppiata la rivolta, no? Conselice, perché sembra che effettivamente queste polveri, queste ceneri di risulta non siano proprio un materiale salubre. Perché Massa Lombarda? Allora la cosa coinvolge anche Massa Lombarda perché il piano per trasportare queste ceneri presso lo stabilimento di Conselice prevede il passaggio dal territorio di Massa Lombarda, quindi dalla Selice all'uscita dell'autostrada di Imola e quanti camion al giorno? Una trentina di camion al giorno passerebbero sulla Selice. È chiaro che non sono ermetici, sono tendoni, sono teloni e quindi queste ceneri a lungo andare creerebbero anche un danno ambientale di un certo tipo. Allora, è nata questa sensibilità su Conselice e noi li capiamo perché poi sarebbe uno stabilimento che porterebbe, ho capito, circa una quindicina di nuovi posti di lavoro. In compenso voi sapete che nel territorio ci sono molte realtà che lavorano sull'alimentare, lavorando sull'alimentare con le nuove normative europee devono dichiarare le distanze che hanno dal loro stabilimento con siti pericolosi in termini di inquinamento e quindi questo vorrebbe dire anche il rischio di fare saltare la produzione di tante imprese che nel territorio operano e quindi quei 15 posti di lavoro probabilmente ne farebbero saltare centinaia, ecco. Allora noi abbiamo fatto un comunicato che praticamente con quale prendiamo posizione, adesso magari ve lo leggo, poi dopo vi prometto ho finito davvero, e chi è interessato alla cosa, chi ha la sensibilità di sentire questo problema, il comitato No Matrix, che si è costituito appunto per combattere questo insediamento, ci ha dato dei moduli sui quali possiamo mettere la firma, c'è una raccolta di firme che poi loro faranno loro e le presenteranno alle autorità di competenza.
da notarsi che questo stabilimento ha praticamente già tutti i permessi, quindi la regione, la provincia, quindi la polemica è nata anche per questo, perché sostanzialmente sarebbero nelle condizioni di partire, ecco. Però come siamo abituati ormai da tempo, come facciamo spesso per la sanità eccetera, questo modo un po' arrogante di gestire il potere ha fatto sì che anche in questo caso tutto in sordina e poi è saltato fuori a cose fatte. Allora vi leggo il comunicato poi non dico più niente. La lista civica per Massa, giudicando inopportuno, incongruo e pericoloso il progettato stabilimento di Officina dell'Ambiente, che è l'azienda che farebbe questo stabilimento, a Consedice, dove si intendono trattare 250.000 tonnellate annue di rifiuti provenienti dagli inceneritori di Era, di cui 62.500 classificati come tossici, per produrre materiali della famiglia Matrix, laterizi e mattoni, cemento e manufatti in cemento, perché questi fanno materiali per l'edilizia, quindi non si sa poi dopo questi materiali utilizzati in edilizia che conseguenze possono avere sulla nostra salute. Aderisce alla petizione popolare lanciata dal comitato Casta No Matrix, condividendo il no all'incenerimento dei rifiuti con relativo smaltimento di rifiuti pericolosi in edilizia e il sì all'obiettivo dei rifiuti zero e del principio di precauzione. Va sottolineato che a Massa Lombarda sarà direttamente coinvolta, essendo attraversata da numerosi camion non ermetici, 30-40 al giorno, secondo le stime più prudenti. Qua c'è la raccolta di firme, io tenevo a dirvi anche questo, direi che ho finito, grazie. Secondo me non hanno portato niente, però l'hanno fatti di danni. Ci credo. Quando sono andato, tante volte che arrivano, sono al campanello, una, due, tre volte, e sono dopo che io scendo velocemente per vedere, quindi non c'è differenza tra lo ribadisco. Un extracomunitario è giusto. O un italiano. Certo. Poi certo. C'è anche qualche testimone qua che deve stare. Sapevo, quando ho chiamato i carabinieri anche, quindi ma penso di essere stato chiaro, no? Prima, cioè io ho detto ci sono famiglie di stranieri che sono adorabili, ci sono molti che mi conoscono qui, ma io non lo metto in dubbio, tu lavori a Cesi, io lavoro a Simei, al suo magazzino, guarda, quindi ti posso dare tu per la premessa che ho fatto prima, tu e la tua famiglia in questo territorio siete assolutamente benvenuti. I benvenuti, e sono convinto di una cosa, che i primi a rimetterci di fronte a certi fenomeni di microcriminalità straniera siete voi i primi a rimetterci, perché voi, chi è qua integrato, la parte sana di quella popolazione è la prima a rimetterci di fronte a episodi di criminalità, hai capito? Sì, perché la colpa di qualcuno lo prendiamo. Certo, certo, per quello bisogna, è giusto che noi assolutamente staniamo questa gente e li mandiamo via dal nostro territorio, perché voi siete i primi a rimetterci e noi siamo quelli che vengono dopo. Va bene, vi ringraziamo.